Lilybot 2.0 è un dispositivo automatico per coltivare microalghe commestibili in ambiente domestico. Il progetto presentato al Maker Faire del 2014 a Roma dall'architetto Cesare Griffa è una fabbrica personale di microalghe ecologica per la consumazione di una fonte nutrizionale completa che cresce a tassi elevati attraverso la fotosintesi. Inoltre, fissa l'anidride carbonica e produce ossigeno. Lilybot 2.0 è composto da un telaio acrilico contenente un serbatoio con una soluzione di microalghe. Il sistema di controllo elettronico e idraulico è basato sulla scheda Arduino Uno. La spirulina è considerata un alimento sano che contiene tutti gli amminoacidi omega 3 e ha proteine complete. I suoi tassi di crescita sono molto veloci perché quasi il 100% delle sue cellule partecipano al processo di crescita, a differenza di organismi verdi più complessi. Di seguito l'intervista a Matteo Amela. Questa in particolare è spirulina. Noi di solito coltiviamo chlorella perché è il ceppo algale più facile da far crescere e oltre a migliorare proprio la qualità dell'aria, l'indicazione architettonica produce questa biomassa algale che messa dentro un serbatoio, si chiama biodigestore, fermenta e produce biogas, gas metano e idrogeno, con cui produrre energia elettrica. Invece a questa scala non produce energia elettrica, ma produce innanzitutto migliora la qualità dell'aria perché assorbe l'idride carbonica e rilascia ossigeno. E poi viene filtrato e si produce questa spirulina in polvere che si compra in erboristeria a prezzi decisamente alti. Invece in questo modo si coltiva autonomamente da casa. Il progetto è totalmente open source, a questo sito internet che si chiama cesaregriffa.com. Si possono scaricare tutti i file di taglio per costruirsi da casa un coltivatore di alghe per uso domestico e serve per far avvicinare proprio il mondo al concetto di alga con tutte le sue accezioni, quindi l'utilizzo per scopo alimentare, farmaceutico, nutraceutico e di produzione anche proprio energetica.